E rieccoci alle tapparelle, visto che in tanti le cercano. Vediamo come si sistema in questo caso, in cui la tapparella non sale, sale storta, poi si blocca, sale solo da un lato, tapparelle vecchie in legno. La causa è che si era rotto il vecchio tirante, quello che va a prendere l'ultimo gancio, che è questo che sto cercando di indicarvi, perdonate la qualità, eccolo qui, il gancio, e poi si fissa al rullo con una vite. Attenzione, in caso di tapparella elettrica, questa vite non va messa e questo tirante non va messo, oppure va messa una vite di lunghezza particolare, perché altrimenti tagliate il rullo in due, come ho fatto io una volta. E vabbè, capita. E questo è il tirante vecchio, che però è ancora bello. E qui si erano rotti due tiranti. Uno, come avete visto, l'ho già cambiato. Uno era qua, questo qui, questo. Era attaccato a questo gancio, all'ultimo gancio, eccolo lì, della tapparella, questo qua. E adesso, sperando che si veda, vi faccio vedere un attimino come procedere a sostituirlo. Vediamo un po', sperando che mi vediate. Qua. Sì, io penso che qualcosa lo vedrete. Comunque spiego. Ho già preparato una vecchia cinghia di tapparella come tirante e andrebbe fatto in questo modo: passato dentro, messo una borchia, stretto così, bloccato la cinghia e poi fissato singolarmente con una vite al rullo, ma non ho a portata di mano, forse negli attrezzi antichi di mio nonno e di mio padre, li ho gli attrezzi per borchiare, però in questo caso non li ho. E allora me la caverò mettendo doppia la cinghia. Adesso mi è venuta un'idea per diminuire un po' lo spessore effettivo. Invece di mettere la cinghia doppia in questo modo, così sovrapposta, e fissarla con la vite, la allargherò in questo modo a V e la fisserò con due viti. Allora, in realtà la misura l'ho già fatta sul tirante di destra, a mano basta ruotare il rullo quando le liste della tapparella si aprono perfettamente dritte, si prende la misura del tirante e poi si infila la vite. In questo caso farò una leggera tensione, ma senza sollevare la tapparella. Questi due tiranti, quello vecchio e quello appena sostituito, sono tirati, quindi stanno già mantenendo in tensione la tapparella, quindi farò una piccola tensione a mano e questo sarà un tirante poi di supporto agli altri. E volendo fare in due tempi, comincerò a fare il buco con la vite autofilettante, sarebbe sempre meglio farle con i guanti queste cose. Ormai ho cominciato il video, finisco senza guanti. Però voi fatelo con i guanti, se lo fate o non fatelo, fatevelo fare da un professionista. Io non sono mica un professionista, però sono il casalingo di casa mia. E visto che queste cose le ho viste fare, avevo il nonno, sellaio, materassaio e tappezziere. Mio padre,
che ha fatto tutt'altro lavoro poi, ma da giovane ha fatto anche lui il sellaio, ma terassaio più che sellaio e tappezziere. Questi lavori sono i lavori che boh, si chiedono ai tappezzieri, come rifare i materassi. Infatti si chiedevano, adesso boh, sì, c'è ancora qualcuno. Allora, vediamo se riusciamo a infilare questa. Se riusciamo, non è plurale maestatis, ma è io insieme a voi che mi guardate. Guardate il mio braccio perché non riesco a farlo senza coprirlo col braccio. Scusate. Vabbè, comunque infilo già un po' la vite in modo che la punta esca e si possa poi puntare nel buchetto del rullo. Adesso vediamo se poi questa idea di mettere con due viti, di doppiare il sistema, funziona oppure no. Intanto questo buco sembra tappato, quindi probabilmente l'autofiltrante non entra. Eccolo qua, infatti. C'è un pezzo di alluminio. Di quando è stato bucato. Non era stato perfettamente bucato. Ora, adesso attaccato. Infilo questa. Poi, dall'altra parte, ho già infilato nel gancio e tiro un po' quest'altra facendo quella piccola tensione che vi dicevo, quasi a sollevare la tapparella, ma non proprio a sollevarla. Con questa piccola tensione prendo la misura con la vite autofilettante, la punto più o meno nel punto, la punto nel punto dove deve attaccare, poi posso anche smollare il tutto e buco la cinghia. Perché farlo mentre la cinghia è in tensione è più difficile. Un cacciavite corto può aiutare per lavorare nel cassetto nella tapparella, perché in questo caso col cacciavite lungo non riuscirei a premere dall'alto verso il basso. Invece col cacciavite corto ci riesco. In questo caso i guanti sono vivamente consigliati perché qua ci si buca le mani. Bisogna avere un po' di attenzioni di mestiere. Ok, quasi fatto. Ah, è uscito. Però il buco è già segnato, la vite l'ho perduta, ma la devo recuperare perché la scatola delle altre viti è sotto al telefono col quale sto riprendendo. Ah, dai che sei qua. Al massimo vedo se la testa magnetica del cacciavite mi aiuta. Proverò. Ta-da! Cacciaviti con testa magnetica spettacolari. Se non ci fossero, bisognerebbe inventarli come la panda. Qui il cacciavite lungo, più comodo, sì, decisamente più comodo. Ok, la vite, come vedete, è uscita. Appuntiamo, bisogna tirare un po', ovviamente, non smollare il rullo. Filo la vitina qua, la mando in battuta. Speriamo bene. L'avanzo delle cinghie lo taglio in modo che non faccia ancora più spessore. E se questo modo funziona, le prossime cinghie che metterò le metterò tutte così, è la prima volta che lo provo.
Questo sembra proprio in buono stato, ottimo stato, anche se ha più di 60 anni. Vado a fare una prova e poi ci vediamo. Sembra che vada tutto bene. Proseguiamo un momento nella prova. Sembra che ci siamo. Un'occhiatina a quello che succede da sotto e vediamo. Tanto tapparella chiusa e tapparella aperta. Molto bene, anche piuttosto dritta. Leggermente in eccesso verso destra, ma poi i tiranti si bloccheranno, cioè si allungheranno e si stabilizzerà il tutto. Nel caso si può sempre fare un ritocco. Ciao a tutti da Stefano, buona giornata, serata, nottata, non so. Ciao.